go! Da una parte i morti, le bombe, la disperazione di mamme e bambini che tentano di fuggire dalla devastazione della guerra, le immagini di intere famiglie sterminate, giornate e ore scandite da sangue e lacrime di un intero popolo sotto assedio. Dall'altra una realtà dove tutto questo non esiste, quella raccontata dai media di Mosca sotto la spietata censura di Putin. In questo mondo parallelo Kiev, Mariupol e Kharkiv non sono mai state bombardate. Le uniche città sotto attacco sono quelle delle due repubbliche separatiste del Donbass. Ma anche qui, nella narrazione del Cremlino, le parti si invertono. Sono i soldati russi impegnati in operazioni umanitarie ad essere colpiti a tradimento dall'esercito ucraino da pericolosi battaglioni di estremisti neonazisti. La guerra non si chiama guerra, ma operazione militare speciale. Nel mirino sono solo obiettivi precisi e non civili. Chi dice il contrario è punito fino a 15 anni di carcere. Un racconto rinforzato dallo stesso Putin che in occasione della festa delle donne si rivolge alle mogli e alle madri dei suoi soldati. State tranquille, non invierò riservisti e militari di leva in Ucraina, le rassicura. C'è chi però non si allinea e prova a squarciare il velo di menzogne. From Anonymous, Mr. Putin. Il collettivo di hacker Anonymous ha dichiarato guerra al regime di Putin e ha avviato una serie di attacchi informatici riuscendo a mostrare nella TV russa le vere immagini della devastazione in Ucraina. E poi ci sono le migliaia di manifestanti che sfilano per le strade delle città russe sfidando la polizia. Migliaia le persone finite in manette, più di 13.000 dall'inizio della guerra, donne, ragazzi, vecchi, picchiati e trascinati via con la forza. Quando la violenza causa il silenzio, cantano questi manifestanti appena arrestati, vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa. In your head, in your head.